Due giornate di intenso lavoro e riflessione con l'ausilio dei massimi esperti in campo economico e politico nell'appuntamento annuale dell'Associazione Asimmetrie. Con il coordinamento del deputato Alberto Bagnai si sono alternati sul palco i parlamentari Claudio Borghi, Antonio Nicita, illustri accademici e esperti di economia e politica e il presidente dell'Associazione Benedetto Ponti. Nella giornata di ieri la relazione illuminante del filosofo e politologo Carlo Galli sull'Europa tra pace e guerra. Oltre agli interventi dell'economista Vladimiro Giacchè sulla fine della strategia, la sfida della difesa europea con il giornalista esperto del settore Gianandrea Gajani, Maurizio Boni, già generale della NATO, e Claudio Borghi, membro del COPASIR, per chiudere con il tema dell'anatomia e della crisi di civiltà nell'intervento del docente universitario Geminello Preterossi. Nella giornata di oggi altri illustri relatori, tra i quali l'ex presidente dell'INPS Pasquale Tridico, per la conclusione affidata all'onorevole l'economista della D'Annunzio Alberto Bagnai. Alberto Bagnai, un convegno internazionale di grande interesse in un momento storico dove l'economia, soprattutto per quanto riguarda l'Unione Europea, deve registrare diversi, tra virgolette, attacchi o no? Sì, indubbiamente la situazione economica non è delle più distese, ma in questa che è la 13ª edizione di un convegno internazionale che quindi va avanti qui a Montesilvano da più di un decennio, partiamo da una riflessione di ordine diverso, di ordine storico e politologico, cioè ci interroghiamo sulla evidente ormai, dovrei dire, spero che sia condivisibile questa valutazione, incapacità delle elite europee di esprimere un pensiero strategico. Faccio un esempio evidente a tutti, lo stop alle auto elettriche nel 2035 che sta suscitando adesso forti perplessità anche nelle associazioni degli industriali, soprattutto poi in un territorio come quello abruzzese che ospita il secondo polo dell'automotive italiano, è, lo dico così con linguaggio familiare, una cantonata che l'Europa ha preso e vorremmo capire perché l'Europa prende delle cantonate e in che modo si può fare per aiutarla a non prenderle o eventualmente per sganciarsi dalle più dannose come questa, per esempio. Professor Galli, ancora prima di chiedersi se l'Unione può farcela, bisognerebbe chiedersi che ruolo può avere una potenza civile, come l'ha definita lei, come l'Europa in questo scenario mondiale. L'Europa, come la conosciamo noi, l'Unione Europea è nata come potenza civile, cioè come un'entità importante, ma certamente non dotata di una politica che la metta in grado di agire strategicamente, il che oggi è un grave handicap in un mondo in cui la capacità dell'economia e del diritto internazionale di mantenere un ordine relativamente pacifico è venuto meno e è un mondo che è in fiamme, un mondo in guerra. Allora, in un mondo così congegnato, un'Europa nata con quelle intenzioni si trova molto a disagio e sostanzialmente si trova nella impossibilità pratica di agire con efficacia.